Noi, pertanto, dell'Italia dei Valori da oggi cambiamo pelle, non perché rinunciamo alla pelle precedente, quella dell'impegno in difesa dei diritti civili, della legalità, della corretta informazione. Sono tutte impegni fondamentali che hanno caratterizzato il nostro lavoro, ma d'ora in poi ci vedrete tutti i giorni nelle fabbriche, nelle città, nelle istituzioni. Ci vedrete al vostro fianco per tutta questa legislatura, e non certo per motivi elettorali, per tutta questa legislatura dentro il Parlamento ogni giorno. Porteremo all'attenzione delle istituzioni ogni giorno all'interno dei consigli regionali ed anche di tutte le realtà istituzionali, Europa compreso, porteremo all'attenzione delle istituzioni queste vostre esigenze. Abbiamo ascoltato oggi le espresse priorità da alcune rappresentanze sindacali dei lavoratori segnalate, e di esse già da settimana prossima ci renderemo portatori delle loro istanze nelle istituzioni, vi informeremo quotidianamente attraverso la rete. Noi non abbiamo tre televisioni, ma abbiamo i piedi buoni, e quindi verremo a girare nelle piazze, nelle città, perché non ci vergogniamo a parlare con voi, perché vogliamo essere da voi giudicati e controllati per il nostro impegno, per il nostro lavoro, per la nostra determinazione. Questo il nostro impegno lo vogliamo portare certamente anche in Europa, perché lì devono sapere e devono rendersi conto che l'Italia troppo spesso ha amministrato male ciò che ha ricevuto. Ha amministrato male perché dei soldi ricevuti dall'Europa molto spesso si sono approfittati pochi a danno di molti, si sono approfittati anche con ruberie, con malversazioni, con corruttele e con quant'altro. E noi di tutto questo denunceremo ogni cosa alle pubbliche autorità, perché vogliamo che le imprese che approfittano mentre hanno a che fare con la pubblica amministrazione non debbono più poter avere rapporti con la pubblica amministrazione. Deve essere vietato a questi imprenditori di partecipare alle gare con la pubblica amministrazione, deve essere vietato a coloro che rubano di potersi candidare, deve essere vietato a coloro che sono sotto processo di fare anche gli amministratori. Noi tutto questo ci impegniamo e lo stiamo facendo. Noi vogliamo anche che il Parlamento dia il buon esempio. Per questo ci vedrete sempre impegnati in Parlamento quando bisogna prendere una decisione nell'interesse della città, impegnati in tal senso. In Parlamento in queste ore, nelle ultime ore, sono arrivate anche richieste di autorizzazione a procedere, a volte per arresto, a volte per utilizzo di intercettazioni telefoniche, per chi amministrava e amministrava anche in questo territorio. E invece la magistratura ha attenzione nei loro confronti. Sono arrivati in Parlamento e non danno l'autorizzazione a procedere, non è una bella cosa, sono tutti uguali di fronte alla legge, e quindi noi ci impegniamo a che tutte queste persone debbano rispondere da fronte alla legge, anche perché chi non ha nulla da temere gli fa pure piacere andare al giudice, che gli importa? Tanto c'ha solo ragione, che gli importa? Io sono stato chiamato 1000 volte dal giudice, vado sempre su di me. Basta che non hai nulla da temere, se no vai in Parlamento e ti fai una legge per non farti processare. Ma questo è tutto un altro discorso. Il discorso di oggi non è altro che l'impegno dell'Italia dei Valori a difesa delle classi sociali più deboli. Non è vero che bisogna essere di una ideologia per stare con gli imprenditori o per stare con i lavoratori. Imprenditori onesti e lavoratori onesti stanno bene insieme, l'uno aiuta l'altro. Il lavoratore ha tutto l'interesse a che il suo imprenditore sta bene, perché sta bene pure lui. Gli rode se l'imprenditore lo frega, se l'imprenditore non gli dà quel che gli deve dare, glielo dà in nero, lo tiene con la spada di Damocle, se fa finta di ricorrere al precariato per un momento, invece lo fa soltanto per avere, per esempio, quest'altra volgarità che il governo Berlusconi ha fatto e ha rinnovato come primo atto di questo suo nuovo governo, quello di assumere con la lettera di licenziamento che deve firmare nello stesso giorno. Quella è un'estorsione, perché ti assumo ma mi devi firmare la lettera di licenziamento. Quella è un'estorsione.
che noi dobbiamo assolutamente contrastare, così come dobbiamo contrastare tutti coloro che appunto con la scusa della situazione di crisi ci speculano sopra. Tante realtà in realtà, e ne abbiamo viste qualcuno anche proprio con alcuni lavoratori che abbiamo avuto modo di vedere, di incontrare oggi, la Selfie anche, ma anche Telecom, cioè, che fanno passare come se vi fosse uno stato di crisi per cui bisogna andare in disoccupazione, anche quando in realtà bisogno di disoccupazione non ce n'è, perché il lavoro c'è. Allora l'utilizzo della disoccupazione è soltanto per sistemare i suoi interessi personali, non per sistemare gli interessi davvero aziendali. Diventa una scusa per scaricare sulle spalle del lavoratore l'angoscia, sulla collettività il costo di quel che è una speculazione finanziaria e non una necessità imprenditoriale, un motivo contingente per cui si può ricorrere alla disoccupazione. E allora noi, concludo il mio intervento, oggi che i media raccontano molto spesso un'altra storia, domani voi vedrete, tutti i media di domani diranno che ci sono un mare di soldi, un mare di miliardi, che tutto è ripartito. Dopodomani quelli di Alitalia sanno che non ancora prendono neanche i soldi della disoccupazione, e continuerà così. Allora vi prego, cercate di andare oltre l'informazione ufficiale. Farà come hanno fatto nel ventennio, fa credere sempre che domani ci sarà qualche cosa, e nel sfruttare il bisogno che costringe il cittadino a rincorrere ciò che è un suo diritto come un favore che deve chiedere a questo o quell'altro. Sempre meno ci sono i diritti, sempre più ci devono essere le richieste di favori, sempre meno si diventa cittadini, sempre più si diventa sudditi, e anche questa umiliazione il cittadino deve rifiutare, perché appunto senza lavoro si è meno cittadini, si ha meno cittadinanza. Noi quindi rivendichiamo con forza il nostro impegno a favore della classe sociale, di coloro che sono più deboli nel sistema e nei rapporti con il modo di vivere. Noi rivendichiamo con forza il nostro impegno all'interno delle istituzioni a farci carico di questi problemi e a rispondere a voi direttamente attraverso incontri periodici che ognuno di noi, tutta la nostra classe dirigente, farà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Grazie.